Ciao ragazzi, nel video di oggi parliamo di capelli, infatti questa è una tipologia di video che stranamente mi avete richiesto, ma credo anche di aver capito il perché, ovvero essendo in gravidanza mi avete chiesto appunto quali fossero tutti i prodotti che utilizzavo in questo periodo per la mia hair care routine. Mi è sembrato un video abbastanza idoneo al periodo e quindi sono qui pronta a registrarlo. Prima di iniziare il video però ragazzi ci tengo tantissimo nel dirvi una cosa e mi sento anche in dovere di dirvela. Molti di voi forse non vorranno né sentirlo oppure contrariamente vorranno sentirlo. Qualcosa in più relativo a questo argomento, ovvero di questo maledettissimo coronavirus. E questa è una situazione che veramente ci sta un po' sfuggendo di mano, quindi io sono qui oggi per farvi questo brevissimo appello invitandovi a rimanere a casa. C'è anche un hashtag che va in giro, ovvero io resto a casa, una roba del genere, e non è una cosa che viene detta così perché la si deve dire e amen. Viene detta con criterio, viene detta perché c'è stato un decreto da parte del governo, quindi a livello nazionale, di rimanere a casa e di limitare le uscite il più possibile, limitare i contatti con le persone, insomma una vita che non ci appartiene fondamentalmente e che è completamente estranea al nostro modo di vivere, però dobbiamo attenerci a queste regole almeno per un po' di tempo, non si sa quanto tempo, ma fino a quando i decessi e i contagi cominceranno a diminuire, purtroppo questa cosa dovrà essere fatta. È una cosa che so benissimo essere molto particolare per noi perché siamo una popolazione completamente diseducata a questo genere di cose, ovvero rispettare le regole. Siamo una popolazione che dice vabbè tanto a me non tocca, quindi no. Purtroppo no, può arrivare un contagio e tu non sai neanche di averlo ricevuto da quella determinata persona, quindi vi prego, ascoltate questo decreto e non fate orecchie da mercante. Non so se lo sapete, ma negli ospedali hanno vietato le visite a tutti, io dovrò partorire, quindi una delle cose più brutte che ci possano essere è non vedere i propri cari dopo un momento del genere, per una gioia del genere, è veramente bruttissimo stare 3-4 giorni in degenza lì. Non lo so, è veramente stressante anche a livello psicologico. Aver affrontato un parto non è una passeggiata, quindi io posso solo immaginare quello che vivrò e ripeto, non avere i miei cari accanto sarà veramente molto molto pesante, e considerate che l'ultima visita ginecologica che dovrò fare non potrà vederla neanche domenico, perché dovremo essere per forza io e la mia ginecologa per un'ordinanza, in questo caso della città in cui vivo, che ha appunto emanato il sindaco. Però comunque sono tutte delle reazioni concatenanti e evitabile, e più che altro io vi esorto nel rispettare quello che ci viene detto, ovvero rimanere a casa il più possibile, evitare in questo modo possibili contagi, evitare tutto quello che possiamo evitare, quindi andiamo solamente a fare la spesa, e in questo caso chi deve andare a fare delle visite importanti o chi deve portare avanti dei progetti di lavoro molto importanti. Detto questo, come vi ho appena anticipato, non vi voglio angosciare ulteriormente con questo argomento, però mi raccomando non lo sottovalutate, ma adesso entriamo proprio nel vivo del video vero e proprio, ovvero tutti gli step che io faccio quando mi lavo i capelli. Partiamo dal fatto che io i capelli li lavo ogni 2 giorni perché i miei capelli hanno una tendenza molto grassa e quindi appena prendono un po' di smog oppure pulisco casa, per dire, li sento già che non sono più belli vivi, belli luminosi come quando li avevo lavati. Tra l'altro anche molto sottile, quindi that's it. In estate e in autunno ero più solita fare anche le maschere pre-doccia, quindi pre-lavaggio capelli, invece ultimamente le faccio proprio sotto la doccia perché approfitto dello stacco appunto del tempo in cui devo essere in posa per fare, non lo so, degli scrub al corpo. E la maschera che sto utilizzando da quest'estate, mi sembra, è la Hair Food Aloe Vera idratante della Garnier, della linea Fructis. È veramente qualcosa di pazzesco. Io, se vi ricordate, avevo anche citato in video precedenti quella la banana, che mi era piaciuta tantissimo, era molto nutriente. Il gusto della banana si sentiva anche per 2-3 giorni, veramente pazzesca. Questa qui invece è una maschera molto più leggera, però mi piace veramente tanto come poi tratta i miei capelli, perché appunto sono leggeri, sono molto fluenti e sanno di fresco. Adesso, cioè, è praticamente finita, non so se si vede perché è bianco contro bianco, però è veramente finita, adesso è proprio agli sgoccioli. Quando poi faccio il primo lavaggio di shampoo, metto sulla maschera e la lascio in posa. Come shampoo invece in questo periodo sto utilizzando questo qui, non so se alcune di voi lo hanno mai provato, per me è stata la prima volta da quando l'ho acquistato, nel senso che non l'avevo mai provato. È lo shampoo del brand Antica Erboristeria e si chiama shampoo addolcente alla camomilla per capelli delicati. È veramente molto molto valido, mi piace sia l'odore perché è super rilassante, la camomilla si sa che è molto rilassante, e poi mi piace perché lascia veramente i capelli super fluidi, molto molto lucenti,
E questa cosa mi piace tantissimo perché andando incontro all'estate il capello deve essere quanto più luminoso e quanto più chiaro possibile, e quindi questo shampoo fa risaltare proprio tutte le varie tonalità che il mio capello ha in questo periodo. Non so se si riesce a vedere, sì, c'è ancora un pochino di degradé che avevo fatto qualche tempo fa, e tra l'altro in questo ultimi giorni voglio fare qualcosa ai capelli prima di avere il bimbo, e stavo pensando di fare una sorta di degradé che parte da qui. Che cosa ne pensate? Vi chiedo consiglio, che cosa ne pensate se faccio tipo un colore nocciola da qui o caramello per poi finire proprio con il biondo? Perché voglio avere un colore nuovo in vista dell'estate. Fatemi sapere. Comunque, che dire su questo shampoo? È caduto. È molto buono, è molto delicato e mi piace come tratta il mio genere di capello, quindi molto sottile e a tendenza grassa. Se anche voi avete più o meno la stessa tipologia mia di capello, ve lo consiglio. Andiamo avanti, a questo punto c'è il momento del balsamo. Non sempre io utilizzo il balsamo, perché? Perché come vi ho detto prima, certe volte alterno con la maschera, e questa maschera qui è un 3-in-1, quindi si può utilizzare sia come maschera pre-lavaggio, sia come maschera balsamo, perché dipende poi dal tempo di posa, e si può utilizzare anche così, ad esempio se io sto parlando con voi me la metto sulle punte e la lascio asciugare. In questo caso non lo faccio, altrimenti le mie punte prendono vita propria, perché già l'ho fatto e non mi è piaciuto come risultato. Però come maschera e balsamo veramente pazzesca. Però quando non utilizzo la maschera utilizzo il balsamo, scusate un po' il gioco di parole, e in questo caso io sto utilizzando da un pochino di tempo questo qui della Hair Burst, che mi era arrivato tramite una collaborazione, che però in questo caso non lo è, nel senso che la collaborazione finì tantissimo tempo fa, mi sembra ottobre, e io lo sto continuando ad usare perché ne basta veramente pochissimo e mi piace molto come si comporta sulle lunghezze dei miei capelli. Questo qui è infatti un balsamo all'avocado e cocco, e gli odori si sentono tutti e due, si sentono veramente forte, lascia i capelli super morbidi avendo all'interno questa combo, e è buono anche il profumo perché è molto molto dolce. Vi lascio il sito internet sotto in info box, perché non si acquista fisicamente nei negozi ma c'è proprio il sito internet. Una volta uscita dalla doccia, che cosa faccio? In un asciugamano di cotone raccolgo i capelli a turbante e rimuovo l'eccesso d'acqua. Nel frattempo, non lo so, posso dedicarmi alla pulizia del viso, delle maschere, queste robe qui. Dopo aver tolto il turbante faccio due step, cioè nel senso faccio o uno o l'altro. Per la maggiore io utilizzo questo prodotto qui di Aveda, che da quando mi è arrivato, ragazzi, è per me qualcosa di essenziale. Si chiama Invanti Advanced ed è una soluzione per i capelli molto molto sottili. E a che cosa serve? Serve per regalare volume ai capelli, ma si usa in un determinato modo, almeno per come lo uso io. Ci sono più modi, però quello che mi piace di più è quello che vi sto per dire, ovvero appunto quando vi ho detto togliamo il turbante bisogna dividere i capelli in più sezioni, quindi appunto dedicarsi, che ne so, qui dove il volume si vuole più accentuare, quindi io maggiormente mi dedico qui, qui dietro e qui sotto. Si rimuove il tappino e poi si spruzza direttamente il prodotto, che non è a spruzzo libero ma è a spruzzo concentrato, come se fosse una spuma, però non lo è in fin dei conti. L'odore anche è buonissimo, è super professionale, sembra che siete appena uscite dal parrucchiere, e poi vi basta semplicemente massaggiarlo con i polpastrelli per circa, non lo so, un minuto, sì dai, un minuto abbondante, per far aderire il prodotto alla cute, e poi si passa completamente al fondo, quindi si asciuga i capelli e si avverte proprio questo volume pazzesco, che personalmente dura anche quasi due giorni, un giorno e mezzo mi dura, devo essere sincera. In alternativa, se non utilizzo questo qui, invece utilizzo questo che è sempre della medesima linea della maschera che vi ho mostrato in precedenza, però quindi si chiama Aloe Vera Air Dry Cream senza risciacquo, ed è una crema contenente gel di aloe vera e glicerina vegetale al suo interno, che idrata e ammorbidisce i capelli anche senza usare il phon. Ecco perché vi dicevo che questa insieme alla maschera si può usare anche senza phon. Io le uso sempre col phon perché ho un tipo di capello particolare. Comunque, come la utilizzo? Faccio due pump di prodotto sulla mano, è molto molto gelatinoso quindi può scivolarvi anche, faccio questo movimento e la applico sulle lunghezze e poi passo direttamente al phon. Il risultato, ragazzi, è di un capello che praticamente può prendere anche vita propria per quanto è leggero. Si consiglia
consiglia anche di utilizzarlo in estate maggiormente su tutti i capelli e di lasciare i capelli poi così all'aria aperta senza utilizzare il phon. È una cosa che io non ho mai fatto onestamente, però con il caldo voglio iniziare a farlo perché secondo me il capello sarà molto molto leggero. Questa piccola tip, se li usate insieme, quindi maschera sotto la doccia e dopo questo, il capello fino al giorno dopo e anche di più è di una leggerezza pazzesca. Allora, abbiamo praticamente finito perché mi sono rimasti due prodotti che alterno. Una volta finiti di asciugare i capelli, faccio passare circa 10 minuti prima di piastrarli, se devo piastrarli, e una volta piastrati, poi premetto, io come protezione non utilizzo nulla perché ci ho già provato e il mio capello si sporcava. Cioè io lo lavavo e praticamente prima di fare la piastra me lo sentivo già sporco, già pesante, quindi ho provato a togliere il prodotto che mi dava fastidio in questione e ho notato andare un pochino meglio. Invece però utilizzo e alterno due tipi di cristalli liquidi, essenzialmente sulle lunghezze anche questi. Utilizzo questo qui della Vital Care, che non credo sia la prima volta che me lo vedete sul canale perché sono appunto un addicted di questo prodotto, e in particolare adesso sto utilizzando quello ai cristalli liquidi ristrutturati, perché i capelli si erano indeboliti tantissimo quando ho acquistato questo prodotto e mi sembrava molto idoneo al momento, quindi mi piace. Infatti non so se riuscite a vederlo, però è praticamente a metà, anzi no, a tre quarti perché è quasi finito, e mi piace molto come risultato finale. Infatti faccio anche di questo un pump che è super super sufficiente, lo strofino fra le mani e lo passo solo sulle lunghezze, però a testa in giù mi sembra un pochino più funzionale in questo modo. E quando invece voglio nutrire di più il mio capello utilizzo questo qui della Sunsilk by Chiara Nasty. L'ho comprato essenzialmente per la pubblicità, lo ammetto, però non è malvagio, per il mio tipo di capello è forse un po' troppo oleoso. Infatti mi sono ripromessa di utilizzarlo molto in estate quando andrò al mare, per nutrire appunto i capelli quando esco dall'acqua oppure proprio sotto il sole, perché il capello si disidrata tantissimo. Quindi devo andarci veramente molto molto cauta nell'utilizzarlo. L'avrò usato forse 4-5 volte e vi ripeto, non mi dispiace, l'effetto seta che regala e che promette è vero, però per quanto mi riguarda appunto vi dico, lo uso in una maniera un pochino più parsimoniosa rispetto a questo qui. Bene, direi che vi ho mostrato a questo punto tutti i prodotti che utilizzo in questi ultimi mesi per la mia hair care routine, da quando sono in attesa più o meno. Sono tutti i prodotti che utilizzo da quando aspetto. Adesso prodotto in più, prodotto meno, quindi tipo lo shampoo fino a 2 mesi fa non era questo, era uno della Fructis, però in quest'ultimo periodo sto utilizzando tutti questi prodotti qui. Detto questo, vi ricordo che potete passare a seguirmi sulla mia pagina Instagram, potete iscrivervi qui sotto al canale così non vi perdete nessun tipo di nuovo contenuto, anche perché molte di voi mi hanno chiesto contenuti inerenti alla nuova casa, che vi prometto arriveranno, ve lo prometto. Vi mando come sempre un grandissimo bacio e sempre se vi va ci vediamo in un prossimo video. Ciao!